a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Dem. Allora, come state? Allora, partiamo dalla domanda iniziale, quindi fatemi sapere intanto come procede la vostra settimana. Ebbene sì ragazzi, perché sapete molto bene che ormai Dem c'è o il lunedì o il mercoledì, quindi sapete molto bene che quando si parte di lunedì vi chiedo come è iniziata la vostra settimana, quindi se è iniziata bene, se è iniziata male, se è iniziata così così, mentre quando cominciamo a essere a metà della settimana vi chiedo come sta procedendo la vostra settimana, perché magari, non so, secondo me il mercoledì è sempre quella via di mezzo dove non si sa se procede bene, se procede male, se procede così o così. E quindi ragazzi, fatemi sapere come va, come non va, se i vostri progetti stanno procedendo, se ci sono in mente delle nuove idee, se state creando qualcosa di nuovo, se state creando nuove collaborazioni, nuove opere d'arte, insomma qualsiasi cosa. Allora, si va verso il weekend? Assolutamente, sono d'accordo. Immerso nei pieni marketing della mia accademia online. Ragazzi, wow! Tra l'altro io saluto anche i ragazzi appunto della Sound Music Academy, quindi mi raccomando seguiteli. E ragazzi, sì, anche questo è importante, quando ci si immerge nei progetti dei propri progetti, si può dire nei progetti dei propri progetti, si impara una buona cosa, quindi nei progetti dei propri progetti, perché si sa molto bene che quando si ha una realtà, ragazzi, tipo come quella di Dem, ovviamente si passano ore su ore a strutturare idee, a strutturare nuovi piani, a strutturare insomma di tutto e di più per far sì che quest'idea, che il progetto, che tutte le idee che ci vengono in testa portino sempre avanti a qualcosa di nuovo, che siano sempre idee belle e attive per tutti gli artisti che ovviamente varcheranno la soglia di Dem. Io sono molto molto contenta di vedervi tutti questa sera, tra l'altro vedo che state entrando sempre più numerosi, quindi sono molto 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 contenta. Ho visto tra le domande che mi avete chiesto come sto, io sto bene ragazzi, sto bene, tutto a posto, anche per me è mercoledì, quindi sono d'accordo con chi mi ha detto che si sta avvicinando il weekend, quindi ragazzi siamo fiduciosi, si sta avvicinando il weekend, sempre più bella, maestro Gangemi, ti mando un bacione, sono sempre più bella perché i filtri di Instagram fanno sempre più miracoli, maestro, sono sempre più bella proprio per questo, perché i filtri fanno miracoli e quindi di conseguenza sembro bella anch'io, maestro. Comunque, maestro, un bacione, mamma mia, mi migliori sempre le giornate, maestro. Quindi mi raccomando ragazzi, dopo che mi avete fatto sapere come state, fatemi sapere anche come procede la vostra settimana. Mi raccomando, sapete che ci tengo, quindi scrivetemelo sui commenti, che così date la carica anche a me, ragazzi, date la carica anche a me, quindi anche se magari la mia giornata è andata un po' così così, vedo che invece i vostri progetti vanno alla grande, che la vostra settimana va alla grande e quindi ragazzi di conseguenza mi carico anch'io a pallettone. Allora, che dirvi? Ovviamente siamo qui come molti mercoledì e anche stasera abbiamo un nuovo artista. Tra l'altro l'artista che abbiamo stasera è, io ragazzi lo ammetto, più vado avanti con Dem e più mi rendo conto che ci sono artisti, wow, cioè io ogni artista che vado a intervistare ha sempre qualcosa da raccontarmi, ha sempre qualcosa di nuovo per quale io tipo wow, rimango veramente a bocca aperta e questa cosa mi affascina perché non c'è una volta, ma nemmeno una, che io dica ma vabbè, no, cioè io ogni volta riesco a stupirmi, ogni volta dico wow, ogni volta dico fantastica questa cosa, l'avevo mai sentita, quindi riesco sempre ragazzi a meravigliarmi e secondo me questa è una cosa eccezionale, ma veramente eccezionale. Quindi anche stasera abbiamo questo artista che ci racconterà un po' di cose sue, ma secondo me anche molte cose collegate a quella che è l'arte futura, ecco, mettiamola così. Ovviamente questo artista proviene dalla community dei ragazzi di Alto Spazio d'Arte, bene sì, ormai lo sapete molto meglio di me che noi di Dem abbiamo questa splendida collaborazione con i ragazzi di Alto Spazio d'Arte che ci permettono sempre di conoscere artisti eccezionali di calibro elevatissimo e tra l'altro permettono a noi di Dem di, come vi dicevo prima, di meravigliarci perché veramente conosciamo artisti eccezionali.
che hanno sempre, sempre qualcosa di nuovo, di fresco, di innovativo da raccontarci e soprattutto da acculturarci, perché quello che noi vogliamo anche attraverso Damned è non solo dare voce agli artisti, ma vogliamo che la voce stessa degli artisti possa essere in qualche modo una forma di comunicazione, una forma di cultura, anche per acculturarsi su quello che è il mondo dell'arte, perché credetemi, io veramente da quando ho fondato Damned non mi sono mai acculturata così tanto sull'arte come appunto in queste interviste. Saluto appunto i ragazzi di Alto Spazio d'Arte che ho visto che sono entrati in diretta, e soprattutto un super saluto anche ai ragazzi del New Gallery. Ciao ragazzi, un sacco che non vi vedevo, fatemi sapere anche voi come state. Quindi, come vi dicevo, ovviamente questo artista arriva appunto da questa splendida collaborazione e, come dico sempre, i ragazzi di Alto Spazio d'Arte, oltre che supportarmi, anche mi sopportano. Ebbene sì, loro lo sanno molto bene, e quindi prima o poi, quando vedrete un monumento fatto per i ragazzi di Alto Spazio d'Arte, perché glielo farò io fondamentalmente. Allora ragazzi, se voi siete d'accordo, e se sono ovviamente d'accordo anche i ragazzi di Alto Spazio d'Arte, io andrei a chiamare l'artista di stasera. Mi raccomando, sapete che gli ultimi 10 minuti dell'intervista sono dedicati a voi, quindi tutte le domande che vorrete porre all'artista di stasera potrete porgliele tranquillamente, ok? Sapete che qui in basso, vedete, c'è un cerchietto con un punto di domanda, scrivete lì tutte le domande che avete all'artista e poi appunto gliele leggeremo alla fine, va bene? Mi raccomando, perché sapete quanto io ci tengo alle vostre domande, perché fate sempre delle domande molto belle, molto pertinenti, e quindi io voglio e pretendo, ragazzi, le vostre domande. Mi raccomando, perché sapete che oltre alla voce degli artisti, noi vogliamo anche la vostra voce. Mi raccomando, perché vi controllo. Quindi andiamo subito a chiamare l'artista di stasera. Sì, ma ragazzi, ma sono veramente carica, cioè veramente ho un sacco di cose da chiedergli, ma tante, ma proprio tante, cioè tantissime. Sapete quando c'è un sacco di cose, dici, okay, che... Eccolo! Ciao! Mi senti bene? Sì, bene, molto bene. Come stai te? Io tutto a posto, tutto bene, e tra l'altro, come dicevo prima, sono super, super, super carica per questa intervista. Quindi, bando alle ciance, lo faccio per tutti gli artisti, e quindi Marco, mi permetto, lo faccio anche per te. Signori e signori, sì. Per chi non lo conoscesse, per me è un piacere e un onore averlo qui stasera. Vi presento Mark Sugar. Allora, come stai, Marco? Sei tutto a posto? Tutto bene? Sei carico? Sì, bene. Tutto bene, dai. Perfetto, perfetto. Allora, Marco, se tu sei d'accordo, io inizierei col chiederti intanto di raccontarci un po' chi sei, cosa fai, e poi piano piano andiamo avanti, così anche le persone hanno modo di conoscerti. Allora, mi chiamo Marco, sono nato sul lago di Como nell'82, poi ho vissuto un po' a Bergamo, un po' in Svizzera, fino alle elementari, poi ho vissuto, sono andato a vivere a Brescia negli anni 90, e da lì sono sempre restato a Brescia, a parte un paio d'anni tra Germania e Danimarca, che a livello più professionale, e attualmente vivo in questa città, e dove cerco di sviluppare qualcosa sempre di nuovo, qualcosa all'interno del contesto pop concettuale. Quello che per me è praticamente una corrente assolutamente attuale, dove posso esprimere, per esempio, non so, quello che succede a livello quotidiano, come emozioni, sensazioni, oppure cose legate magari più alla società, no? Chiaro, certo. Quindi senza troppo forzare, cioè senza troppo volere per forza prendere punti, cercare di lavorare su punti anche più, cioè più estremi, cioè quindi, ma restando su concetti più semplici legati all'uomo, alla crescita, alla propria, come che si può dire, il proprio sviluppo, sia di età che di lavoro, di mentalità, ecco, lo sviluppo della propria mentalità nel tempo,
Provo insomma a tirare fuori qualche cosa di interessante che possa far riflettere principalmente. Allora, guarda, Marco, ti chiedo una cosa, che adesso piano piano procediamo con questo filone di pensieri. Ti chiedo di Sì. raccontarci un po', perché è una cosa che io chiedo a tutti gli artisti, perché mi affascina molto, com'è nata quella che si può definire la tua passione artistica. E ti chiedo poi come da una passione sia diventato un po' una realtà per te. Quindi ti chiedo di raccontarci un po' quello che è stato il tuo percorso, quindi dall'idea, quindi dall'inizio di questa passione, per poi a quella che era la realizzazione di una quotidianità. Si può dire che circa 10 anni fa ero assolutamente nell'ambito creativo, sviluppavo sia all'interno del web design piuttosto che legato a un design più di consumo, qualcosa per qualche azienda, per qualche progetto particolare di qualche azienda, sia di Brescia che qualcosa all'estero. Poi nel tempo mi sono sviluppato, per esempio, nel lavoro sul lavoro digitale, per esempio, quindi sul lavoro più propedeutico di ogni sviluppo che si creava all'interno di un digital working. E poi col tempo ho voluto anche spingermi magari nella prototipazione rapida, per esempio nella tecnologia FDM, quindi la stampa 3D, varie forme di stampe 3D. Quindi da lì ho continuato la strada. Quando ancora era ancora sconosciuta, le risorse erano poche, la letteratura non c'era, i materiali stampabili non erano una gran quantità, non avevano particolari caratteristiche, si stampava tanto per stampare, per fare semplice prototipazione, una semplice prototipazione. E da lì invece ho voluto spingermi oltre, per esempio, ho avuto due o tre progetti più o meno alternativi, per esempio, come rendere antibatterico un polimero, quindi anche stampato, nell'ambito medicale, come attraverso un'azienda, quindi più nell'ambito della ricerca, oppure, per esempio, come era possibile renderlo molto più resistente, quando ancora c'era la ricerca di materiali. O Certo. piuttosto per renderlo, non so, elettroconduttibile, piuttosto che. Quindi ho iniziato a utilizzare magari materiali da stampa particolari, dove in commercio non erano ancora sviluppati, quindi facevo delle prove con delle aziende e da lì ho provato a fare varie cose nell'ambito sia concept medicale. Poi da lì i lavori più o meno sono un po' cambiati, nel senso che non mi piaceva lavorare in quell'ambito lì, troppo schematico, troppo legato a certe tipologie di aziende, con una certa mentalità, una certa mission, esattamente una certa mission, cioè di fatturare e basta, cioè quello che conta è l'utile e basta. Allora, piano piano mi sono, si può dire, allargato in altre tipologie di applicazioni, cioè quindi dai plastici, per certe tipologie di realtà. Poi mi sono voluto spingere nell'ambito dei giocattoli per andare incontro a quello che piaceva a me. Poi, sviluppando al tempo Spinner Store Italia e mettendo sul mercato, tra virgolette, prima dell'arrivo delle aziende concorrenti, i primi fidget spinner, non mi ricordo più anche come si chiamano. E metterli sul mercato, però dandogli un'anima più di bellezza, di cura, di design, dargli finalmente una customizzazione che Chiaro. potevo ritrovare grazie alla possibilità che avevo io e altri due o tre miei colleghi di poterceli creare assolutamente in tecnologia FDM. E qua si parla del 2014-13, insomma, erano ancora tempi ancora immaturi. Sì, chiaro. Per questa parte di concept, però invece insomma si è provato ad andare sul mercato direttamente dall'idea al mercato in un salto, insomma, in pochi giorni.
Poi ho avuto una possibilità, un paio di possibilità, per esempio nell'ambito dei gioielli, piuttosto nell'ambito dell'automotive, tutti progetti un po' abbastanza, non troppo interessanti per me, finché inizio con, per esempio, nell'ambito artistico, inizio ad avere possibilità di collaborazione e di totale creatività e prototipazione dell'oggetto stesso. Da una semplice idea di artisti, no? Ho iniziato per esempio con un artista di Milano, un artista in Belgio, un artista anche bresciano. Poi, realizzando cose decenti e poi loro giustamente andando sul mercato, ottimizzando il pezzo e riuscendo ad aver avuto l'effetto che desideravano durante la fase di concept. Parlando sia con loro che anche con altri artisti, mi hanno detto: guarda, tu possiedi determinate caratteristiche, guarda, hai anche abbastanza creatività, le tue skills, in senso, puoi tenerle anche da parte e implementarle magari nel tuo futuro artistico. Allora, qui praticamente si può dire da un mese all'altro. Ho mollato quasi tutto, parliamo di circa 4 anni fa, più o meno. Ho mollato quasi tutto, a parte qualche lavoro sempre nell'ambito creativo, ma perché proprio mi piaceva davvero col cuore Certo. proseguire certe cose indietro Chiaro. e andare avanti. Allora, circa 4 anni fa ho detto: guarda, in qualsiasi situazione sono, mollo tutto quello che è indietro e percorro questa strada qua nell'ambito dell'arte. Produco, realizzo, concepisco per me stesso e poi probabilmente qualcuno mi apprezzerà, mi valuterà, mi acquisterà quello che io vorrei offrire, no? Certo, chiaro, chiaro. E da lì, poi 4 anni fa, è iniziata la storia prettamente nell'ambito artistico. E dove attualmente continuo e provo a fare qualcosa di importante, decente, interessante. Più che provo, adesso io, come dico sempre, ho avuto il piacere di stalkerarti e andare a guardare di te, più che provare, mi pare che tu ci riesca anche molto molto bene, se posso permettermi. Quindi direi che non è qualcosa di decente, ma quello che tu crei, quelli che fai, va oltre, cioè il termine decente non si addice a quella che è la tua arte, permettimi di dirlo, ma è qualcosa di veramente innovativo. E a proposito di arte, ti chiedo questo, proprio in base anche a quello che ci hai appena raccontato, ti chiedo qual è il tuo processo creativo? Nel senso, da dove nasce l'idea e come dall'idea si arriva a quella che è la realizzazione dell'opera? Ti chiedo co cosa succede all'interno appunto di quelle che sono le tue idee, di quella che è la tua mente, di quello che è il tuo progettare, quello del tuo realizzare, e ti chiedo poi anche di definirci secondo te. Cos'è l'artista, di arte concettuale? Proprio basandosi anche su questa ricerca di concettualità, appunto. Allora, tutto parte semplicemente da un'ispirazione che vivo durante la vita quotidiana. Ogni occasione per poter vedere a livello di contenuti che si possono trovare, non so, dalle piattaforme social piuttosto che nella vita reale, all'esterno, dove comunque abbiamo anche c'è altre grande potenzialità di ispirazione per quanto ci sia l'olfatto, l'udito, il corpo è comunque più predisposto ad assorbire quando troviamo un contenuto che noi ci potrebbe ispirare, ma dal vivo, no? Comunque in genere prendo l'ispirazione da qualsiasi cosa che mi tocca a me personalmente e che poi provo a svilupparla per un possibile pubblico. Quindi inizio semplicemente dall'idea e poi vengono fatti degli schizzi su carta, molto in maniera grossolana, molto in maniera veloce e molto istintiva. Da lì viene tramutato un progetto, se legato
a un qualcosa legato magari più sul polimero plastico, lavoro in 3D. Lavoro in 3D dalla parte digitale, quindi utilizzando i classici software Rhino 360, Fusion, SketchUp e tutto quello che è possibile utilizzare. Oppure acquisisco un file magari da qualche amico conoscente con il quale li scambio e ce li modifichiamo e ce li personalizziamo. Se voglio un determinato animale piuttosto che un determinato soggetto particolare, o lo faccio io personalmente, oppure se non ho né tempo né possibilità e voglio un qualcosa che ha già qualcun altro, cerco di appropriarmi i diritti, no? Certo. Perché poi lo voglio interpretare io assolutamente, no? Se invece parliamo di un qualcosa più legato a assolutamente gli elementi naturali, quindi parliamo di ferro, legno, resine, eccetera, eccetera, eccetera. Dalla carta va direttamente alla saldatura, alla motosega, all'asseghetto, al martello, a qualsiasi cosa possibile. Sì. E spesso e volentieri a volte le cose coincidono, si incontrano. Magari un qualcosa che sviluppo in tecnologia FDM, poi va a braccetto con qualcosa fatto col ferro battuto piuttosto che col legno, piuttosto che con l'acciaio e tutti questi materiali qua. E quindi per te, in base a questo, cosa significa essere un artista concettuale? Allora, essere un artista concettuale principalmente se è come approfondire un concetto, renderlo noto, rendere noto un concetto attraverso questa performance, questa scultura, questa parte materiale. Praticamente togliamo la totale dipendenza dal bello assoluto del pezzo stesso, ma manteniamo il senso che vuole dare l'immagine. Questo vuol dire riuscire a poter arrivare ad essere un artista, un piccolo artista, perché indipendentemente dalla qualità, la grande fattura, la perfezione, tutto quello che ci sta dietro il pezzo, secondo me è fondamentale invece quello che lascia a livello emotivo, sia al primo impatto che negli step successivi. A volte si studia anche quello che può dare al primo step, se voglio colpire al primo impatto, oppure invece voglio far riflettere in seconda sede, cioè in due, tre, quattro passaggi successivi, dove ci sono all'interno dei doppi sensi, dei paradossi, oppure delle cose nascoste all'interno del pezzo. Perché sì. Dimmi, no, dimmi, dimmi, finisci che era molto interessante, dimmi. Cioè, facendo andare assolutamente in primo piano il messaggio. Cioè, il messaggio come prima cosa. Dopo che sia un leone, una leonessa, uno squalo, un serpente, una piramide, un diamante, non cambia. Dipende da cosa è legato. Allora io ti chiedo, proprio per questo ragionamento molto interessante che tu stai facendo, il dar senso, perché fondamentalmente il significato è questo, il dar senso. Quindi l'artista, e ti parlo di artista a livello generico, secondo te quali elementi utilizza per dar senso a quella che è poi l'opera, la sua opera finale? Allora, l'elemento fondamentale, prima di tutto, è la personalità interiore. Non è semplicissimo, ma bisogna essere disposti a dare qualcosa di sé, e non poco. A livello quotidiano, dare qualcosa di se stessi. C'è chi di se stessi offre la propria voce, la propria immagine, come te che fai interviste, come te che. Oppure chi offre la propria immagine a livello fisico, chi propone la propria immagine a livello di ostentazione, chi
praticamente utilizza, vuole mostrare un certo tipo di messaggio. Il mio messaggio che voglio assolutamente mostrare è quello nascosto all'interno di ogni singolo concetto. Ma come ti ripeto, per arrivare a questo non si può essere solo dei semplici creativi, piuttosto che dei semplici maker o Certo. avere una o due o tre skills. Ma bisogna proprio rendersi conto interiormente, sapere essere consapevoli che qualcosa si perde. Ogni Certo. tanto qualcosa si perde in termini di personalità, inteso come si perde come il proprio carattere si può svuotare in certi frangenti della giornata, in certi giorni del mese. Devi essere consapevole di poter vivere all'interno di un qualcosa, dentro una frequenza semplice, ondulatoria, ma devi abituarti alla svelta che quando le cose vanno bene. Quando sei in discesa, non c'è neanche bisogno di demoralizzarsi. 3 giorni sei in un modo, gli altri 3 giorni sei in un altro. Chiaro. E chi è vicino a te che deve viverti, ovviamente, vive determinate cose, vede il cambiamento in te, perché tu comunque, il tuo lavoro, la tua professione è principalmente con l'emotività e con, il carattere. Vero? È Certo. solo quello in verità, perché poi certe cose non è che poi siano abbiano quella grande complessità. La complessità la troviamo nel concetto vero e proprio. Chiaro, sono molto molto d'accordo. Allora, proprio per rimanere in linea con questo pensiero, Sì. Marco, io solitamente quando sento gli artisti io collego sempre dei pensieri. E Sì. ci sono due frasi che io ho collegato a te e te le leggo. E dopo ne parliamo insieme così mi dai la tua opinione. Vai. Allora, la prima è di Pirandello che dice: che colpa abbiamo io e voi se le parole per sé sono vuote? Vuote, caro mio, e voi li riempite del senso vostro nel dirmele e io nell'accoglierle inevitabilmente le riempio del senso mio. Abbiamo creduto di intenderci e non ci siamo intesi affatto. E quindi, riflettendo su questa frase, ci colleghiamo un po' anche a quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi, il fatto del senso, no? Quando si parlava adesso di dire si dà il senso a un'opera d'arte. Il fatto Sì. quindi dia senso, secondo te, corrisponde anche al concetto o sono due cose distinte e l'uno precede l'altro o viaggiano sullo stesso binario? Quindi ti chiedo questo, cioè, basandosi su quello che è l'interpretazione, come tu giustamente dicevi, c'è un dare e un avere, cioè io artista che cedo qualcosa, perché alla fine noi artisti cediamo qualcosa di nostro nel momento in cui realizziamo quella che è un'opera d'arte. Quindi ti chiedo, Sì. qual è secondo te la differenza grande tra il senso che io do a un'opera d'arte e il concetto che c'è nell'opera d'arte? Ti chiedo un po', nel momento in cui ovviamente mi esprimo meglio, c'è di conseguenza poi la visione da parte della persona che vede la nostra opera realizzata. Quindi ti chiedo cosa ne pensi tu in merito di questo? Allora, io penso che la priorità assoluta, almeno per quanto mi riguarda, sia legato espressamente al concetto. E mi è successo qualche volta di riflettere su quello che io avevo appena terminato, e qualche volta non ti nascondo che mi sono detto che quello che avevo davanti non aveva senso. Però, come si dice, se si è proprio convinti di se stessi, e si vuole rappresentare un certo concetto, non ci si deve tanto impressionare, impaurire dell'opinione relativa di tutti, ma piuttosto aspettare un feedback in generale di qualcuno che ne vede il concetto e che lasci perdere il senso stesso. Certo, se l'opera in sé ha proprio poco, poco, poco senso, ci possiamo rendere conto tutti. Anche chi è all'esterno da questo mondo. Però io, come ti ripeto, do la priorità assoluta al concetto
E lo vedo proprio anche un qualcosa legato al fatto che tanti artisti dovrebbero approfondire e aver coraggio. E si può dire voltare le spalle al senso tante volte. Bella, mi sa che questa frase me la scrivo, molto molto bella. Bella, sì, effettivamente è un'ottima prospettiva. Marco mi hai dato, potrebbe essere una nuova frase da tatuaggio questa, proprio da incidersi sulla pelle. Molto molto bella questa cosa. Ti faccio allora, vedo che questo filone di pensieri continua e quindi ne colgo la scia. Ti Sì. dico l'altra frase che mi ha fatto riflettere un po' su quello che ho visto di te, su quello che appunto ho potuto pensare e trarre dalle tue opere, che è appunto una frase di Sigmund Freud che dice: nel momento in cui ci si chiude e ci si chiede il significato ed il valore della vita, si è malati. Questa a me è una frase che ha fatto riflettere. Io questa frase l'avevo trovata quando studiavo, quindi quando mi stavo laureando, e mi ha sempre fatto riflettere, sempre ovviamente traslata in quello che è un contesto artistico, anche perché dimmi se sei d'accordo, io penso che la stragrande maggioranza delle volte quando ci si chiede il significato e il valore della vita è perché si è un po' artisti, perché nel momento in cui mi soffermo a fare un pensiero del genere vuol dire che fondamentalmente sono un po' artista. E quindi ti chiedo questo, basandoci su quello che dice Freud su questo, secondo te l'artista come si va a conciliare con queste parole? Allora, prima di tutto, definirei che comunque la psicologia freudiana, ricordiamoci che per esempio lui cos'è? Comunque tedescofono, cioè comunque. Quindi, prima di tutto, la sua psicologia analitica, secondo me, non può chiudere in tutte le categorie di persone. Assolutamente, e a proposito della psicoanalisi. Quindi, quindi di conseguenza, non vedo come possa per forza, come possa essere in grado di psicanalizzare, per esempio, una razza, per esempio, latina, o piuttosto, che ne so, cinese, orientale, visto che ha quel tipo di. Deriva da quel tipo di razza, no? Io penso che le razze, bene o male, abbiano una certa. Vadano a completarsi reciprocamente perché si possono concepire, si possono capire. E un melting pot unisce tante culture diverse. Però, se parliamo di psicoanalisi, parliamo di una certa complessità, parliamo del nostro interiore, del nostro bambino interiore, dei nostri sogni. E quindi. Cosa posso dire a proposito di questa citazione di Freud? Potrei dirti, guarda, a livello capriccioso potrei dire, sì, guarda, meglio malato ma libero a vita. Oppure invece tecnicamente potrei dirti, e se i malati fossero altri che potrebbero esprimere qualcosa anche loro, ma per mille motivi o mille scuse. Non hanno né voglia né tempo né possibilità. Effettivamente anche questa è una prospettiva. Sì, è vero. È vero. Perché ho avuto possibilità di fare qualcosa anche con persone all'esterno della parte artistica, incitandoli nel dire manifesta la tua emotività, manifesta adesso il tuo pensiero. Pensa a questo, pensa a quell'altro, prova a farlo. Non interessa a nessuno se tu non hai mai fatto, dipinto, scolpito, disegnato. E io col tempo ho sempre visto le persone che in verità qualcosa dentro nascondevano. Quindi Certo. siamo tutti malati, quindi. No, Non no, è so. vero. No, no, ma io sono. In verità non so, c'è una forte relazione tra l'uomo, cioè proprio tra l'uomo vero e proprio, l'uomo a se stesso, proprio con la parte manuale, mentale, creativa. Secondo me è un qualcosa che l'uomo non deve mai. Deve sempre avere tra le proprie priorità, la Sì. Chiaro, parte chiaro. creativa. Per me è un'esigenza.
immagino che chi abbia come esigenza priorità la parte creativa in qualsiasi proprio lavoro o mansione, professione, in qualsiasi attività propria, io sono sicuro che all'interno, in quell'ambito lì, durante una propria creatività, si sente libero, pur lavorando. La mia convinzione è questa, quindi la manterrò viva praticamente questa convinzione, perché comunque è quello, è l'effetto che dà a me. Dopo ognuno la pensa come vuole. No, ma sono molto in linea col tuo pensiero e tra l'altro è bella la prospettiva che tu hai dato a questo pensiero, quindi veramente colgo molto, molto volentieri quello che è il tuo pensiero e soprattutto le parole con le quali tu lo hai espresso. E ti faccio appunto un'altra domanda, sempre collegato Sì. a questa cosa qui, quindi il fatto che tu appena hai detto allora forse siamo tutti malati. Prima una citazione sugli artisti, il fatto che l'artista debba essere coraggioso. Sì. Secondo me è anche questa è una prospettiva difficile, o meglio, mi esprimo meglio, è una prospettiva quasi complicata da cogliere, perché quando si parla dell'artista si dice sempre che l'artista, passami il termine, deve essere estremo, cioè l'artista deve spiccare, ma nessuno dice che l'artista debba essere coraggioso. E quindi io ti chiedo, proprio in base a questa tua affermazione, sulla quale io mi trovo molto in linea e sono molto d'accordo, perché per fare arte ci vuole molto coraggio, ti chiedo, secondo te, anche gli artisti attuali, o comunque quelli che magari si stanno affacciando a quello che è il mondo dell'arte, anche passami il termine, le nuove generazioni, secondo te, quelli che non riescono ad avere coraggio, e lo prendo come termine proprio più adeguato per descrivere questa cosa, dov'è che secondo te sbagliano o dove possono migliorare? Allora, secondo me, questi nuovi artisti qualche volta sbagliano, per esempio, nell'essere troppo ancorati sulla formazione, cioè assolutamente sulla formazione stessa che hanno attraversato negli anni. E spesso provano a realizzare delle cose fine a se stesse. Spesso con la presunzione di non volerti spiegare che cosa sono, che cosa rappresentano, che missione hanno, se sono commerciabili o non commerciabili, se sono più da galleria, da esposizione, se sono più da piattaforma social, da piattaforma di vendita, o piattaforma d'asta, di asta online, oppure se sono. Se hanno la possibilità di essere in digitale, se è possibile crearne NFT, se tutte queste dinamiche qua. Ho conosciuto, ho incontrato artisti che dicono: no, ma lo faccio perché piace a me, no, perché lo faccio così per. E quando però gli cerchi, gli dici guarda, fai delle cose abbastanza, secondo me, interessanti. Sì, a livello di interesse possono colpire anche a livello della commercializzazione. Solo che questi artisti, si immaginano ancora, per esempio, un mondo dove l'artista è artista quando fa la fame fino a 70 anni perché lo mantengono come lo mantengono gli altri, lo mantengono i parenti, poi muore. E questo diventa qualcuno. Poi, il Poi. fatto che adesso, in questo secolo qua, negli ultimi 50 anni, direi che invece l'artista deve avere la responsabilità per se stesso e anche nei confronti degli altri di fare un qualcosa che sia una professione riconosciuta, visto che Certo. anch'io pago le tasse per essere artista, cioè, Certo. comunque, bene o male, che sia grande o scarso, lo sono a prescindere, perché pagando le tasse per quello, permettimi, no, è il nome, è la mia mansione. È chiaro. Praticamente no, però sai, non voglio diventare troppo commerciale. Pensano che il fatto di essere un lavoro accettato, apprezzato, acquisito, collezionato e rivenduto, pensano che non sia che sia una cosa commerciale, quindi possa perdere di valore.
La stessa questione, la stessa cosa che dicevano nella musica 10-20 anni fa. Cioè, allora, un artista, un cantante, un artista musicale è figo finché non è commerciale, e l'altro invece fa i soldi, l'altro invece ha un seguito, e praticamente alla fine si è rigirato tutto. Cioè, deve esserci una media, un equilibrio giusto. Cioè, non ci devono essere né gente che fa cose gratis, magari bravi ma fanno cose gratis, oppure gente gonfiata che fa Certo. pagare 100 volte il proprio lavoro. Certo. Ci deve essere un equilibrio sano, no? E questo Sì. equilibrio sano che cosa te lo può dare? Per esempio, te lo potrebbe dare, potrebbero dartelo dei feedback delle persone vicine, i feedback delle persone della tua città, oppure i feedback legati alle tue piattaforme social, perché un artista contemporaneo, non dimentichiamoci che un'ora ogni 2 giorni, un'ora ogni 48 ore, deve sedersi e pianificare un minimo di contenuto da dare ai propri sostenitori, ai propri follower, ai propri amici. Sì. È un obbligo, è un obbligo. Cioè, è un obbligo. Cioè, siamo nel 2022, quindi immaginiamo e lavoriamo come siamo nel 2022. Se eravamo negli anni 80, si faceva in modo diverso, ma siccome siamo nel 2022, bisogna farlo obbligatoriamente. Fa parte, quelle 3 ore settimanali sono per quel lavoro lì. Esempio, Sì, no, no, guarda, sono assolutamente. poi in genere certi artisti non hanno abbastanza carattere né costanza, nel senso. Possono fare un dipinto, 2 dipinti, 3 dipinti, 10, 20, 30, 50, 100. Poi a un certo punto, siccome non hanno un risvolto nel livello di appeal, nel livello economico, prendono e sono in grado anche di mettere tutto nascosto, di chiudere lì. O anche momentaneamente, cioè non dare senso alla costanza vera e propria. Cioè vuol dire che se c'è la necessità di farne 2.000 di pezzi, se ne fanno 2.000. È chiaro, Bisogna cioè. avere il coraggio di arrivare in fondo. E siamo d'accordo che l'ambito artistico è molto costoso, è impegnativo, è rischioso, ma più che altro è in termini di materie prime, di Certo. strumenti. Comunque non è facile gestire la cosa, quindi è giusto che anche chi magari non ha i primi successi già dopo un anno o due, così, è ovvio che tende a mollare. Chiaro, sì. Però in qualche modo bisogna continuare finché non si fanno cose decenti, secondo me. No, sono, guarda, veramente, Marco, sono veramente d'accordo e in linea anche, soprattutto con l'ultimo discorso che hai fatto del dedicare anche, cioè, essendo nel 2022, l'artista che appunto si definisce anche concettuale nel 2022 deve essere anche consapevole di quello che è l'essere nel 2022, cioè essere artista, come giustamente dicevi tu, un conto è essere artista nel 2022, un conto è essere stato artista negli anni 80. Io, guarda, sono Ovvio. assolutamente in linea con questa cosa. Ti chiedo allora un'altra cosa. A livello proprio di opere, no? Di realizzazione, ti chiedo qual è stata l'opera per te che ha avuto più significato e perché? E ti chiedo anche qual è l'opera che tu lasceresti oggi per essere ricordato domani. Allora, si può dire. Ti direi volentieri, guarda, l'opera migliore, più significativa per me sarà quella che farò fra 2 o 3 giorni, 4. Te lo dico proprio sinceramente, cioè proprio. Questo è il lavoro che quando si fa l'esperienza e quando si crea, si fa. Poi si volta pagina subito e non si può, spesso e volentieri, non si può neanche godere di quello che si è realizzato. Perché dura qualche giorno, poi, grazie al cielo, parte. E la seconda domanda qual è? La seconda domanda, appunto, è qual è l'opera che per te è stata più significativa e perché? Allora, l'opera più significativa per me, sinceramente, ne ho almeno, non lo so, forse due. Ne ho principalmente, diciamo, tre.
Tre a livello di icone, dai, più a livello iconico ce le ho. Praticamente una delle varie potrebbe essere, non so, la Woman Tree, perché è un'immagine forte all'inizio, no? Dove la testa della donna non c'è perché sembra testa in giù. In verità è interrata perché fa parte del terreno, di tutto il terreno e quindi di tutto il mondo. No? Sì, chiaro. E quello che ne viene fuori appunto è quello che si crea da madre natura. Ha una grande strizza un po' l'occhio alla sessualità, alla femminilità. È legato molto a più una cosa più all'estetismo, legato a qualcosa più a un'icona vera e propria, cioè, no? Una donna semplicemente con le misure anni 90, più o meno, skinny, una cosa così. E via così. Infatti di quelle per fortuna ho avuto un grandissimo seguito, soprattutto ho iniziato negli Stati Uniti, sono piaciute le prime nel 2018, sono stato là 2 volte apposta per poterle consegnare magari o al collezionista o alla location direttamente. Sono state le prime soddisfazioni perché il concetto e l'idea piaceva molto, poi anche un paio a Londra e poi col tempo il mercato ha preso più la via di Belgio Olanda, che sono praticamente le persone che mi supportano, che mi vogliono bene, acquistano molto le mie parti, i miei pezzi particolari, li collezionano. E anche qualcosa in Francia di queste woman. Poi un simbolo importante che ho avuto negli anni scorsi, che mi hanno aiutato ad avere forza, che è nato praticamente un giorno di marzo, i primi di marzo, che ho chiesto alla mia amata, ho chiesto alla mia amata, dammi assolutamente un simbolo animale che ti rappresenta, mi rappresenta, potrebbe rappresentarci, che dopo ci lavoro sopra. Volevo un qualcosa di alternativo e allora un qualcosa legato molto, per esempio, all'istinto, alla forza, alla costanza. Quindi un'immagine come lo squalo. E le ho sviluppato varie tipologie di squali, appesi, arresi, in tutte le varie versioni. E anche lì buone soddisfazioni. Facendo delle serie importanti, serie da 9 ogni volta, cambiando sempre colori, cambiando formati, dando sempre dei sensi diversi, che anche i colori a volte danno dei sensi assolutamente diversi. E infine, una cosa invece che mi piace molto, per esempio, è l'espressività delle immagini dei bambini. Siccome in realtà sono incazzato come una iena con questo tipo di sistema politico-burocratico in Italia, come per esempio in altri paesi d'Europa, sono davvero irritato quasi quotidianamente, nel senso che non capisco come in certi stati d'Europa, soprattutto in Italia, la spesa del welfare è dedicata, per esempio, agli armamenti, è dedicata a tutte cose legate alla difesa. E all'ultima posizione vengono affrontate meno all'ultima posizione questioni importanti come l'istruzione e l'educazione. Quindi questo mi irrita ogni qualvolta che guardo un TG, quindi lo guardo meno possibile, o quando leggo qualcosa proprio vengo davvero irritato perché anche la qualità e il bene comune che una società può dare. Non dico che tutti devono essere come i paesi scandinavi o Certo. qualcosa come il Canada piuttosto che il Giappone, vabbè, ok, non è che creiamo il paradiso, però cioè,
dare comunque un senso di futuro, di educazione, di sviluppo a una categoria come una categoria debole, come per esempio i bambini, sia nella formazione che nell'educazione. Per me è fondamentale perché è la stessa cosa di poter seminare un qualcosa di buono, è come crearsi un concetto interiore per creare una scultura da mostrare, è come cercare di creare un progetto perfetto per costruire una casa. Perché noi ci preoccupiamo tanto del passato, del presente, a volte viaggiamo col passato e soffriamo e gioiamo per il passato, godiamo per il presente, ma in verità quello che vuole a me è il futuro. Sì. Cioè, quindi vedo, immaginati fuori da una scuola elementare, tu vai da una scuola elementare alle 4 del pomeriggio e vedi ogni a flotte una ventina di ragazzini di primo, di seconda o di quelle classi lì, quel movimento lì, tipo mandria, dove la testa si avvicina a te e dondola, quel tipo di immagine lì, in verità, ti può dare ogni giorno, cioè, potrebbe darti un'immagine così perenne, potrebbe darti delle ispirazioni pazzesche. Come per dire, come possiamo salvaguardare i bambini e il loro percorso? Il loro percorso, il loro mondo fra 10 anni, fra 20 anni, come sarà? L'automazione distruggerà tutti i lavori, la domotica seppellirà tutte le loro speranze, a parte quelle 5%, 10% di ragazzi che si svilupperanno nell'informatica, domanda? Allora ti chiedo, se uno Stato come l'Italia avesse anche dei fondi importanti per l'istruzione, saprebbe già che i lavori che ci saranno, le mansioni che ci saranno fra 10-20 anni, non possono essere assolutamente quelle che possono immaginarsi e proiettarsi adesso. Chiaro, Cioè, non esiste, non esiste. non ho chiaro. No? Poi c'è tutto il discorso della maleducazione, eccetera, 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 perché è un mondo maleducato il nostro. Deve essere tutto rapido, veloce, subito, di fretta. Tutto deve scorrere, quindi se non ci fermiamo, sia grandi che piccini, non ci fermiamo a riflettere come se fossero delle diapositive, al posto che dei video in 4K che continuano a girare, probabilmente perdiamo dei pezzi importanti, come per esempio l'amicizia, l'amore, lo sviluppo personale, la introspezione, il rispetto per la natura, il rispetto per i bambini, il rispetto per gli anziani. Cioè, si vanno a perdere tante cose, il rispetto anche di se stessi a livello salutare. Sì, è vero, sono d'accordo. No, è vero, è vero. Quindi detto un po' così, insomma, detto un po' così, non è proprio semplice, però penso che mi hai capito, penso. No, più che capito, condivido anche molto, soprattutto l'ultima parte, soprattutto anche quello che è il rispetto per se stessi e anche un lavoro di introspezione, perché nel momento in cui tu non hai rispetto per te stesso, non puoi averlo neanche per gli altri. Io parto da questo presupposto qui. È come quando si dice ho determinati valori come persona. È vero, siamo d'accordo, ma se io ho dei valori come persona in un determinato ambito, per forza devo averlo anche negli altri. Non è che ho determinati valori da una parte e dalle altre parti non ho valori. Quindi sono. Sì. Sì, perché, cioè, magari ti spiego, magari i valori di noi, magari i miei, i tuoi, o di chissà chi, magari qualcuno di noi non ha valori eccelsi, magari. Non è la qualità del valore, la grandezza del valore in sé. È il fatto di riuscire veramente ad avere una parte introspettica interiore. Sì, sono Per d'accordo. quello che io non mi vergogno di dire, quando qualcosa mi fa riflettere, pensare, ho un'idea, devo svilupparla. Io non ho vergogna a dire che mi fermo, sto lì, continuo, mi perdo via, continuo a pensare. E se magari è un qualcosa magari più legato a un problema, sono capace anche di, per quanto magari possa essere stanco dopo la giornata di lavoro, sono anche in grado di proprio di non prendere sonno, magari da mezzanotte alle 7, pensando a determinate cose, a determinati concetti, alla risoluzione dei problemi, soprattutto. Il Sì. cercare di arrivare alla risoluzione dei problemi, come per esempio il dialogo aiuta moltissimo, per esempio, Beh, fra persone. certo.
il confronto, cioè il semplice fatto che io sono qua con te, cioè a me questo permette anche un confronto. Il confronto permette poi a quello che secondo me è un ampliamento delle prospettive, perché la prospettiva che ho io può essere diversa dalla tua prospettiva, ma unendole può creare una via di percorrenza di pensiero che magari fino a prima non ci avevi mai pensato. Io penso anche a questo. Sì, anche quello. Penso assolutamente anche a questo. Ti faccio un'ultima domanda perché poi sono arrivate un sacco di domande per te. E ti Sì. chiedo qual è un sogno non nel cassetto, perché per noi ADEM i sogni non devono stare nei cassetti. Avrei un sogno entro 50 anni, fra molti anni, però devo dirlo per forza? Posso No, puoi non dire, dirlo? puoi non dirlo. Sappiamo che c'è, sappiamo che c'è. Sì, c'è. Mancano ancora più o meno quanto 500, 490 settimane. 490 settimane da adesso a quando avrò 50 anni, quindi insomma, Perfetto. 10 anni, vediamo di, secondo me, boh, vediamo, è un sogno. Bene. Allora adesso aspetteremo queste 490 settimane e poi sono curiosa di vederlo realizzato. Certo. Allora, Mark, se tu sei d'accordo, io adesso inizierei a leggerti le domande che sono arrivate per te, mentre stavamo qui. Ok. Ok, allora ce ne sono tante, tutte collegate allo stesso argomento. Quindi prima ti faccio quelle scollegate da questo argomento e poi ti faccio le altre, va bene? Ok. Allora, la prima domanda che è stata fatta è: qual è il tuo atto di coraggio per definire l'artista che sei oggi? Qual è stato il tuo atto di coraggio per definire l'artista che sei oggi? Allora, l'atto di coraggio è praticamente mollare tutto quello che si aveva dietro, di sicuro, di certo, quindi sia a livello di comfort zone, a livello economico, comfort zone a livello economico e anche la questione psicologica. Mettere da parte tutto e da un mese all'altro dire fare quello e punto, stop. Poi, altra domanda, mi chiedono se secondo te il problema più grosso degli artisti emergenti arriva da una mancanza dei valori della società o da una mancanza di valori della famiglia? Secondo me, da nessuna delle due possibilità. Cioè, nella società è responsabile della formazione, dello sviluppo, del fiorire di un artista, tantomeno la famiglia. Tantomeno la famiglia. Secondo me è un qualcosa di più interiore. Qua proprio parliamo della questione interiore. Dipende se uno lo vuol fare, è disposto a determinate cose e se è disposto. Prova a farlo. Ho capito. Poi, altre domande dicono, ci sono tanti artisti che non sono tante volte soddisfatti del proprio lavoro. Secondo te, perché accade? Per te è accaduta questa cosa? C'è stato un momento in cui tu hai avuto un rigetto del tuo lavoro? E se sì, cos'è che non andava? Praticamente all'inizio si vuol dare un certo, allora il concetto, come ti ripeto, rimane sempre lo stesso in base a ogni tipo di rappresentazione, no? Il fatto è che a volte, una volta ogni tot, dici: in realtà non mi è uscito come volevo, non mi è uscito come volevo, in realtà volevo qualcosa di più. Allora cosa dici? Non lo prendi e lo distruggi, lo lasci vivere, cerchi di assorbirlo te stesso, cerchi di capire, ma sì, può andare, non può andare, può piacere, non piacere, ma piace più a me o potrebbe piacere più agli altri. Inizi con i vari pensieri. Poi, da lì, dopo un giorno, barra due, barra tre, rifai la stessa cosa, che tanto quasi sicuramente non potrà mai essere uguale a quella prima, quindi non è che tanto. Non è che se non è una cosa a livello digital non può essere uguale a quella di prima. Quindi non corri il rischio e provi ancora a rifarla. Se così, dopo almeno 10 volte, 10 pezzi che ti trovi, non sei ancora arrivato, allora fai bandiera bianca.
E comunque intanto hai speso tempo, risorse, soldi, nervi per poter cercare di rappresentare quello. E a volte succede, bisogna accettarlo. Dobbiamo proprio accettarlo. A volte ogni tot succede che non è proprio come volevi. Dopo ci sarà l'amico, il collega, Certo. qualcuno che ti vuole bene, la fidanzata che dice: ma no, guarda che in verità è stupendo, stai dicendo un sacco di cazzate. Guarda che veramente è veramente bello, guarda che a me piace, cioè, a parte qua, a parte là, in verità è bellissimo. Gli dici, sì, tu gli dici sì, grazie, ma in verità tu non sei, in verità il vero artista, o almeno io, dico non sei veramente soddisfatto. E quindi ci riprovi ancora. E quindi chi ti vedrà ti dirà: ah, ma stai facendo ancora quello, ma quante ne fai? Ma quante ne stai facendo? Eh sì, finché non trovo non faccio quello che voglio io, finché non mi tagliano le mani. Finché non mi Chiaro. tengo nelle mani, procederò, cerco finché ho le forze, finché ho le risorse, provo a fare quello. Sono d'accordo. Altra domanda, Sì? aspetta che adesso te la leggo perché ne sono arrivato un sacco. Allora, altra domanda che mi fanno è direttamente a te e ti chiedono praticamente, secondo te, Sì? qual è la parte più difficile per un artista il momento primo della fine della sua opera? Il momento più difficile prima della sua opera. Sì, penso che la domanda sia qual è il momento più difficile poco prima che l'opera venga realizzata. Penso sia questo il senso della domanda. Allora, il momento più difficile è quando praticamente stai facendo gli ultimi ritocchi e proprio il momento diventa difficile se non sei arrivato al dunque, se non è quello che tu volevi fare. Se no, in realtà si trasforma tutto in un viaggio interiore di eterna insoddisfazione. Cioè, come fare, cioè, veramente una profonda soddisfazione per te stesso. Ovviamente non lo puoi manifestare tutte le volte, tutti i giorni. È una cosa proprio personale. Che dici, male che vada, questa me la tengo io. Questa male che vada, questa la voglio io. Opporsi invece me la tengo io. Cioè, paradossalmente, no? Quindi il momento più difficile si trasforma in questi momenti, cioè che si può rovinare, non è per forza come volevi e tutte queste dinamiche qua, praticamente. Ti faccio una domanda che è appena arrivata, che è un po' collegata a questa cosa. Quando è che un Sì. artista capisce che l'opera è conclusa? Allora, capisce quando l'opera è conclusa? Quando lui stesso lo decide, cioè tu lo decidi che bon, è finita, quindi cosa fai? Prima delle 5, 6, 7 fotografie fatidiche che devi fare, prima della foto c'è la questione firma. La questione firma è un fatto fondamentale, quindi la questione firma pone il fatto di dire adesso è finita. Cioè adesso questa esperienza durata un giorno intero, durata 4 giorni interi, parliamo magari dalle 9 di mattina alle 7 di sera, no? Diretto, magari, o per un giorno solo, o per solo 6 ore, piuttosto, o per 4 giorni di seguito. Quando poni la firma, basta, quello è, e poi ci sono le foto. Si crea il contenuto per renderlo vivo a livello di piattaforme, di social, insomma, per renderlo vivo. Chiaro. Altra domanda, mi chiedono, sappiamo che adesso hai la tua mostra a Brescia e quindi ti Sì. chiediamo, cosa vuol dire per te esporre? Allora, per me esporre è una cosa molto molto particolare, nel senso che mi è capitato di esporre a livello commerciale su invito, mi è capitato di esporre da persone che desideravano davvero la mia presenza. Esporre per me vuol dire essere assolutamente apprezzati, accettati, desiderati, in modo da poi trasformare il tutto, da ripagare il tutto con una tipologia di evento Ok. molto semplice, dove comunque le persone della zona possono vivere un'esperienza. Questo vuol dire che, per esempio, scarto a prescindere tutti i messaggi che arrivano, la mostra qua, mostra là, fiera qua, fiera là, fiera su, fiera giù, perché ti chiedono soldi. E ogni volta gli dico: ma scusate,
Mi scusi, ma se lei fosse un cantante e volesse e avrebbe bisogno di suonare o di cantare o di suonare la chitarra, secondo lei come si sentirebbe se le chiedono i soldi per andare a suonare in quel locale là? È lei con la chitarra che deve essere pagato o riconosciuto, ma Certo. anche poco, anche simbolico, perché quel tipo di gallerie che chiedono i soldi. Ho anche detto qualche volta, o in certe situazioni ovviamente, col massimo rispetto, gli ho detto, beh, guarda, se hai bisogno di 500 euro miei, 300 euro miei, perché io così mi posso riempire lo statement e dire essere stato qua, essere stato là, essere stato su, essere stato giù, e tu hai bisogno dei miei soldi, vuol dire che il lavoro di gallerista non lo fai tanto bene. No? Se devi affittarmi un posto come galleria vera e propria, come museo, eccetera, eccetera, come certe situazioni. Se invece magari un centro culturale, una situazione particolare, dove fai un evento particolare con persone particolari, dici dipende dalle situazioni. Però dai vari messaggi, cose, proposte che arrivano, c'è sempre la solita, spesso e volentieri c'è la cosa nel senso che se si tratta di una calling dove tu paghi un'iscrizione e se ti scelgono, ti scelgono, lì può anche starci, anche se non che lì non partecipo quasi mai. Perché, per esempio, a volte ho notato anche per quanta professionalità ci sia, per quanta serietà ci sia, tutte le tante cose belle, in qualche occasione ho notato che qualche curatore conosceva qualcuno della giuria, qualcuno della giuria Chiaro, faceva sì. passare qualcuno delle loro residence Chiaro. piuttosto che di questo, che di quell'altro. Quindi ho detto, vabbè, guarda, non partecipo neanche, non mi interessa. Sì. Dico, chi mi vorrà fare un evento o qualcosa e ha bisogno anche di qualcosa di qualche cosa per sviluppare la cosa, va bene, si può fare in modo che stiamo bene tutti. Se no, quelle certe cose vanno scartate a prescindere. Per quello che invito certi tipi di artisti a mollare tutte quelle cose lì. Perché Chiaro. lo statement poi, la galleria vera e propria non interessa chi ha fatto questo, 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 quell'altro. Cioè, è tutto uno statement lunghissimo fatto di cose. Però tra di noi lo sappiamo che ci vogliono 300 euro, vai là, 300 euro, vai là, 600 euro, vai là, puoi anche fare qualsiasi cosa. Sì. Però è diverso farne pochi, pochi ma sostanziosi, dove c'è lì gente che ti ha invitato perché prende magari una percentuale sul tuo lavoro, i soldi li prende dopo, gestisce la cosa e quello come va, se lavoriamo bene, io ho lavorato bene e loro hanno lavorato bene, è un'altra cosa quella. Quindi invito anche gli artisti appunto a non fare quel tipo di credere a certe cose, perché purtroppo no, a me non è mai successo, per fortuna. Però chiaro. No, no, no. C'è crearsi lo statement, ci sono situazioni e situazioni, no? Certo. Perché poi in verità a me piace invece confrontarmi con quel gallerista che mi dice: no, guarda, questo pezzo qua non ha il peso giusto, non è l'altezza, perché è così, perché è cos'ha. Mi sembra un po' povero di contenuto, così cosa. Cioè, tutte queste cose qua. Mi piace farmi sentire giustamente la realtà in faccia, come in passato, in determinate situazioni, e dire e provare comunque che se voglio entrare in quella galleria lì, prima o poi ci entrerò. Senza spinte, senza amici, senza soldi, raccomandazioni, senza giocare all'italiana, senza essere figli di, senza essere pagati dallo sponsor di, ma Certo. dire. Un giorno, con la massima umiltà, provo a entrare in questa galleria qua, perché il gallerista dice, buon, questo qua è davvero buono, questo qua è davvero un ottimo lavoro. Voglio questo, questo, quest'altro. Punto. Sì. Senza se e senza ma. Sì, perché alla fine è molto dura così, è un po' più dura, però è molto più fruibile, ha molto più senso e vedi di più risultati. Certo. Alla lunga vedi più risultati perché hai cercato di fare un qualcosa più trasparente, veritiero, diretto, sfacciato, qualcosa di più, non so, è un Sì. po' difficile, però dobbiamo fidarci noi stessi di quello che noi vogliamo proporre. Ma assolutamente. No, 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 Se guarda. non va bene, bisogna perdere giorni, anche sabato, la domenica. Quando la fidanzata, la moglie pressano, fanno, dicono, bisogna avere coraggio anche di purtroppo di discutere, litigare, oppure certe cose, certi impegni importanti, la salute, il freddo, il caldo,
non conta, cioè insomma, cioè non. Pondi un portone aperto, quindi capisco molto bene e sono d'accordo, sono d'accordo. E secondo me tutto questo è sempre collegato al coraggio di cui si parlava prima. Sì, Sì, abbastanza. direi di sì. E allora, un'altra domanda prima della domandona grande, mi chiedono qual è il tuo artista di riferimento? Allora, ma il mio artista di riferimento principalmente ne ho circa tre, perché in verità non mi piace, non ho come riferimento gli artisti concettuali degli anni 60-70, sia americani che anche qualcosa di europeo. Da Duchamp a tutti quelli che ci vanno dietro. In verità, il mio è un mix e lo dico con orgoglio, è cercare di creare un mix con delle correnti che in realtà sembrano distanti, ma non lo sono. Per esempio, a me piace molto Roy Lichtenstein, la pop art americana anni 50, perché riesce in certi frangenti a guardare dentro di sé, a vivere, a valutare dentro di sé il dinamismo, la follia, il delirio, la forza interiore estrema, la sofferenza e gli estremi di certe cose. Poi da lì ci attacchiamo al magico Andy Warhol per la questione di personal branding, in senso come a Certo. livello di marketing, a livello di rendere un qualcosa seriale e più popolare, in modo che se io faccio un pezzo, non è giusto che se lo permetti una sola persona. Di quel singolo oggetto, quel singolo pezzo, quel singolo concetto lo possa permettere una sola persona. Perché a questo punto allora la persona paga in base al reddito. In base al reddito annuale che ha la persona, paga il costo in sé, che non è legato all'opera, ma in base al suo reddito. Certo. Però è una cosa non fattibile nella società attuale. Quindi, niente, bisogna eliminare. Allora facciamo una più nella cultura seriale pop. Possiamo rendere, cambiando i formati, io cambiando i formati, cambiando la tipologia dei pezzi, riesco a far permettere magari un tipo di scultura che magari alta 60 cm può costare 1000 euro, 2000, quando invece ridotta a 30-40 centimetri, magari riesci con 200-300 euro a dire avere il mio pezzo numerato. Chiaro, sì. Cioè, ce lo si può permettere. Sì. Per chi lo vuole per forza, se lo può permettere. Sono d'accordo, sì. D'accordo, Cioè, molto, è molto. un'esperienza, è un'esperienza. Poi in determinati casi, in certi tipi di aste, a volte anche a meno di 200 euro si possono acquisire dei pezzi. Magari sempre in serie, magari qualcuno singolo, in certe situazioni. E quindi la questione più pop legata al fatto di poterselo permettere varie categorie di persone, dal ricco al povero, dal bianco al nero, cioè dal più emotivo al più rozzo, dal più simpatico al più stronzo. Da quello più di destra a quello più di sinistra, cioè è irrilevante per me, assolutamente irrilevante. Da quello pacifista a quello guerrafondaio, a me non mi riguarda. A me conta l'esperienza che vuole vivere dentro di sé, prendendo in mano il pezzo, il resto non mi riguarda perché il giudizio ho iniziato a eliminarli. So che un qualcosa esiste e determinate situazioni nel mondo esistono. Che tra l'altro è cambiato molto di più negli ultimi 50 anni che in quasi 500, quindi dico, vabbè, sono Qualcosa. proprio nelle. No, siamo proprio nel marasma. E quindi, niente, dopo appunto Roy Lichtenstein, quindi la pop art americana anche con Andy Warhol, poi c'è anche l'universale Leonardo, che attraverso l'eclettismo, una fortissima duttilità, uniamo la scienza e le prime tecnologie, le leghiamo espressamente ai concetti che vogliamo fare, vogliamo realizzare, riusciamo anche lì a procedere
procedere con determinati modus operandi nel creare le sculture. Chiaro? Sì. Però bisogna unire più, bisogna assolutamente unire più skills. Bisogna essere disposti a cercare di capire, imparare, sviluppare contemporaneamente più skill. Come una donna multitasking. Bisogna essere invece come una donna multitasking in versione uomo, ma più sul pratico e Certo. sull'applicazione. Non è facile, bisogna sbattersi. Però, come si diceva prima, finché ci saranno le mani, finché non ce le tagliano, si procede e si va avanti. Esatto. Allora, ti faccio quest'ultima domanda che è praticamente... Qualcosa sugli NFT? Esatto. Allora, tanti, Ah. tanti me lo stanno chiedendo, era una domanda che volevo farti anch'io. Allora, ti riassumo tutto quello che le domande che sono arrivate. Allora, ti chiedono un po' se puoi parlare di cosa sono, come mai sono venuti fuori adesso e cosa secondo te porteranno questi NFT. Quindi quest'ultima domanda che racchiude questo grande argomento. Allora, premetto che prima di tutto l'ambito NFT è all'interno del mondo cripto. Il mondo cripto è semplicemente un mondo alternativo monetario di interscambio, di transazione, dove non ci sono intermediari e tutto il sistema è decentralizzato, praticamente. È all'infuori dal sistema bancario nostro e quindi si può creare una certa interconnessione. Anche quella può essere tracciata benissimo, a meno che utilizziamo crypto privacy. E premetto che nel mondo, in quel tipologia di mondo, ci sia anche la questione speculativa, come con qualsiasi materia prima che abbiamo disponibile, o come le nostre stesse valute, che sia euro, dollaro, yen, eccetera, o sterlina, possiamo anche noi fare speculazione. Ecco, premettendo questo, l'ambito NFT arriva molto, molto prima, nel senso che io creo, avendo possibilità negli anni di aver avuto un po' di file in 3D, in digital. Ho pensato, a me piace creare NFT, per esempio, nell'ambito digitale, contenuti digitale. Probabilmente speriamo che magari abbia qualche riscontro positivo, visto che arrivo proprio dal mondo dell'arte. In quanto l'NFT, non fungible token, praticamente è come una sorta di certificazione tracciata su una blockchain. Come se noi registrassimo su tutta la blockchain, su tutti i server presenti internet, praticamente della rete, una sorta di contratto, semplicemente, dove all'interno puoi valutare e vedere attraverso le classiche piattaforme da SuperRare, OpenSea, o penso anche ad altri progetti come Decentraland, e tutta una serie di cose che bisogna andare a studiare, vedere, guardare, osservare, valutare, eccetera, eccetera, eccetera. Attraverso determinate piattaforme, appunto, si può vedere come, quando e perché il pezzo è stato creato, per che motivo, che progetto c'è dietro, Certo. a quanto è stato venduto, a quanto può essere rivenduto, e perfino prendere anche le royalty in automatico di ogni vendita post vendita, dopo che tu hai ceduto il tuo NFT. Le vendite successive, tra l'altro, puoi anche incrementare le varie royalty. Ma questo è un altro discorso che chi vivrà vedrà. Vedrà. Nel mio ambito, ho pensato, visto che qualcuno mi ha detto ancora un paio d'anni fa: ma no, guarda, ma cosa sei a fare? Va il mondo dell'FT, ma così, cos'ha? Certifichi questo, quell'altro, ma lascia perdere su, là, sì. Allora, da momento che magari uno o due mi ha detto così, ho detto: no, no, lo devo fare per forza. A questo punto. Se qualcuno anche nell'ambito informatico mi dice: ma no, ma sì, ma certo, ma sì, incentrandosi sulla questione cripto, semplicemente perché una cosa è legata a una criptovaluta, allora la signora e si sta un po' distanti. Allora, tra una cosa e l'altra, ho iniziato a sviluppare dei drop, dei semplici drop, cioè vuol dire dei video in 4K da circa 10 secondi di un'opera che gira su se stessa. Chiaro? Semplicissimo. Da lì cosa è successo? Da lì ho pensato, la mia opera, se qualcuno vuole scaricarsela, prenderla, proiettarla, anche 20 metri per 20 in un hotel, in una location, vuole fare qualsiasi cosa, o averla proiettata in altre situazioni con altri tipi di interfacce, dice,
va sopra le varie la piattaforma, acquista, se piace, non piace, se piace acquista, se non piace non acquista, con la possibilità anche di poterla rivendere un domani, in base anche alla qualità, al percorso, alla tipologia dell'artista stesso. Cioè il collezionista si compra un contratto che può essere una fotografia, un file digitale, può essere una traccia audio. Può essere qualsiasi tipo di contenuto, più o meno. Più o meno. Quindi, e da lì, tenerselo nel proprio portafoglio, nel proprio wallet, quindi collezionarlo. Ci si può scaricare il proprio portafoglio, no? Come avere il portafoglio fisico, con dentro le banconote, le carte di credito. Tu invece ti metti un portafoglio sul telefono, oppure te lo metti sul computer, oppure su un altro telefono ancora. E lì dici, ok, io ho tot dollari, tot euro, tot quella cripto là, una a caso, e anche all'interno del mio, diciamo, patrimonio, c'ho l'opera di questo artista, piuttosto il disegno di quel digital artist, oppure quella traccia musicale o quel video personale di quell'artista particolare. Perché credo in lui, credo nel progetto che c'è, nel progetto che farà, Sì. e anche in futuro che possa essere monetizzabile anche la stesso token che io posseggo. Chiaro. Questo non vuol dire che sia tutte rose e fiori, non lo direi assolutamente. Come quando all'inizio nacque internet, c'era tutta quella bolla, mica bolla, c'erano le truffe, le mica truffe, tutte quelle cose lì, perché si ignoravano tutti gli strumenti e gli elementi all'interno di tutta la questione del World Wide Web. Quindi è giusto, se ignoriamo, finché ignoriamo e non conosciamo tutto al 103%, più o meno si rischia sempre qualcosa. E anche lì bisogna rischiare. Però poi, per quanto riguarda me, comunque, su una piattaforma ho registrato su OpenSea il simbolo della nostra città di Brescia, la prima vittoria alata sulla blockchain Ethereum. E ho fatto varie versioni, arriverà a 6, ma nel tempo verranno mintate, le minterò io stesso ogni tot, passando un po' di tempo. Intanto ci sono altri progetti paralleli. Vedi, per esempio, la challenge. Ho voluto iconificare, proprio dare un'immagine iconografica, si dice, giusto? Ok. Alla challenge, la classica scultura con il guantone, la donna col guantone, perché? Perché la donna col guantone è una sfida. È il simbolo di una sfida che recupera una sorta di una grande varietà di valori o di diritti. Ecco, il diritto al valore, o il valore del diritto, una roba, ecco, tutta una cosa così, nel senso che è la donna contemporanea, la donna che vuole essere donna, la donna che combatte nell'ambito professionale, nell'ambito sociale, nell'ambito estetico, visto che è una maschera. Nell'ambito sportivo, visto che ha le scarpe da ginnastica, nell'ambito anche della sessualità, perché ha sul jeans stretto, il leggings però stretto, ombelico aperto nell'ambito della libertà totale, infatti c'ha. Allora ho detto, facciamo dei drop anche di quello, e praticamente su un'altra piattaforma, però questa volta sulla blockchain Algorand, grazie all'azienda Alchemint, un'azienda straniera che opera anche qua in Italia, sempre con la blockchain Algorand, quindi un'altra cripto. Ho venduto sui dei primi 8 drop, ne ho venduti 3 il mese scorso. Quindi dopo aver fatto tutta la trafila, dico sì, sono testimone di varie cose, di un percorso che si può arrivare fino in fondo. Dopo, certo, le vendite si possono anche simulare, però in questo caso no, perché io sia in Arkansas, ai clienti in Arkansas, che l'agenzia ha dovuto convincere di dire dammi una residenza fisica, perché l'artista te la manda davvero in Arkansas, la challenge in versione 50, visto che ha dato 650 Algorand per un drop. 550 euro, dici ok, dai, te la mando lo stesso io l'opera. Beh, certo, Con scritto il codice dell'asset.
Chiaro, il chiaro. codice dentro dell'NFT. Chiaro, Venduta chiaro. una lì, venduta una in Messico e un'altra, due negli Stati Uniti e una in Messico. Due erano drop, due erano drop da 650 algo e una era da 100. Roba semplice. Si possono simulare le vendite, fare speculazione, far credere di, in verità no. Sono state comprate là, acquisite là e sono state spedite anche le fisiche. Sì, chiaro, chiaro. Per quello che da parte mia dico, io sono totalmente trasparente, cioè Sì, certo. ho Sì, fatto le spedizioni, ho non c'è le spedizioni in speculazione. fattura. Certo. Come? Quindi non c'è speculazione e tra l'altro c'è trasparenza fondamentalmente, perché l'opera ti arriva anche fisicamente. Sì, l'opera è arrivata fisicamente. Questo devo ringraziare, per esempio, devo ringraziare appunto anche i ragazzi di Alchemy, che lavorano sia a Londra con altri due o tre artisti, lavorano in America, lavorano in Svizzera, cioè hanno 3, 4, 5 artisti per le mani importanti, importanti, interessanti, diciamo, perché non li conosco, un paio non li conosco. Poi una cosa importante, ho iniziato da vario tempo il viaggio con un'altra azienda qua di Brescia, con un artista, un altro digital artist che mi accompagna, Marco Ardesi, di Fabula, che veramente stiamo sviluppando dei drop su uno studio che abbiamo fatto insieme, che ho fatto io per poter fare una scultura che si chiama Element Zero, che sarebbe la scultura che rappresenta lo studio della genesi della luce in relazione alla nascita della vita. Molto bello. Quindi lì abbiamo avuto, si è lavorati, quindi lì ho dovuto saldare, stampare 3D, disegnare in digitale, lavorare sui colori, fare un drop e realizzare tutta una serie di drop per un nuovo progetto che si chiama Photon Origin. Già su una pagina Instagram, anche su Twitter, la stiamo sviluppando anche su Twitter, perché questa tipologia di situazione, di arte, io direi che se lo fai, devi per forza ampliare, sbatterti, crescere e dire devo utilizzare più Twitter, Discord, Reddit, piattaforme che sono predisposte per A quel tipo di. questo tipo anche di attività, ovviamente. Sì, calcola che magari su Facebook, su Instagram, fino a un anno fa era perfino bandita la parola, l'hashtag NFT. La parola cripto, così erano, non so se sbaglio, ma io penso che un anno e mezzo fa erano assolutamente bandite quelle parole lì, non potevi neanche utilizzarle. Quindi è ovvio che si è creato un mondo alternativo su un Sì, altro tipo di piattaforma. certo. E lì ci sono sia collezionisti che interessati al mercato, interessati alla carriera dell'artista, interessati al lavoro digitale in sé, che comunque qualcosa possono, che comunque qualche progetto importante si può creare Chiaro. all'interno. Bene. Allora, Mark, purtroppo, e dico purtroppo, il nostro tempo è finito, anche se io spero vivamente di averti qui di nuovo, Demne, di poter parlare anche in un futuro di queste realtà e di come si andranno a evolvere queste realtà. Quindi per me veramente, guarda, è stato un piacere averti qui e anzi io invito ragazzi, tutti quelli che non lo fanno, a seguire Mark. Comunque non vi preoccupate perché se non lo trovate normalmente potete andare o sul profilo di Dem o dai ragazzi di Allo Spazio d'Arte. Mark da noi è taggato ovunque e quindi lo trovate e quindi potete andare subito a seguirlo. Quindi Mark, per me è davvero stato un piacere, davvero grazie, grazie per questa intervista. Grazie Guarda, davvero. Sai che quando vuoi puoi cliccare tu la X in alto a destra o a sinistra del tuo schermo e a te. puoi Sì? uscire dalla diretta. Va bene, ti ringrazio. È stato un piacere, Mark. Grazie a tutti. Grazie Grazie ancora. Ciao, mille. Alla Mark. prossima. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Vediamo. Ebbene sì, ragazzi, un'altra intervista è finita.
Stasera siamo andati un po' oltre, ma penso sia stata un'intervista super. Tra l'altro parlando di futuro, perché è questo, ragazzi, tante volte ci dimentichiamo che l'arte è anche futuro, è anche futuro. E Marco stasera ce ne ha dato conferma e ce ne ha dato prova. Io davvero, Marco, se sei ancora in diretta, ti ringrazio tantissimo. È stato davvero un piacere averti in diretta e spero davvero di averti ancora in diretta per sentire come avranno sviluppo tutte queste nuove frontiere dell'arte e soprattutto come avranno sviluppo tutti i tuoi progetti. Io ringrazio tantissimo tutte le persone che sono state in diretta, ho visto che eravate in tantissimi e tra l'altro tanti di voi provenienti dal profilo di Marche e dal profilo ovviamente del nostro super team di Altro Spazio d'Arte. E come sempre io vi ringrazio, do un immenso abbraccio ai ragazzi di Altro Spazio d'Arte che, come dico sempre, ci permettono di sentire questi artisti e ci permettono di parlare di arte non solo del passato, non solo del presente, ma anche di arte del futuro, che ragazzi è fondamentale. Gli artisti sono il futuro, gli artisti non sono solo ieri, non sono solo oggi, ma sono anche il domani. Ricordatelo, ricordatevelo sempre. Quindi un abbraccio e un bacione immenso ai ragazzi di Altro Spazio d'Arte e ormai lo sapete, sapete che l'ultimo abbraccione e bacione va a voi che ci seguite, che ci sostenete e che rendete possibile Dan e soprattutto che anche voi ci donate la vostra voce. Perché noi siamo qui, ragazzi, non solo per la voce degli artisti, siamo qui anche per la vostra voce, perché la vostra voce, le vostre domande permettono agli artisti di dar voce a altre voci. Quindi ragazzi, mai, mai dimenticarselo, ricordatevi. E ormai lo so che lo sapete dire meglio di me e anche meglio dei ragazzi di Altro Spazio d'Arte. Quindi anche per stasera, da parte di Dem e dei ragazzi di Altro Spazio d'Arte, non dimenticatevelo. Mai ragazzi, mai, in qualsiasi contesto della vostra giornata e della vostra vita. Dem, the show must go on. Un bacione. Ciao ragazzi.